Benvenuti in questa speciale diretta direttamente dal Palazzo del Quirinale. Eh, per me è una grande emozione e un grande onore essere in compagnia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ehm, in questo momento eh, siamo in una diretta canali unificati, cosa significa? Che siamo in live sul canale ufficiale del Quirinale e allo stesso tempo stiamo restrimmando la live su tutti i canali dei creator qui presenti e anche del sottoscritto. Più tardi vi presenterò eh, in modo più approfondito i creator uno ad uno e spiegheremo anche il perché sono qui. L'unico che ancora non ha capito bene il perché è qui sono io, ma questo poco importa. E, presidente, vorrei innanzitutto ringraziarla per averci ospitato in quella che lei definisce la casa degli italiani e, e vorrei anche ringraziarla per questo progetto che mi dicono essere una sua personale iniziativa. No, sono io che vi ringrazio perché per me è una bella occasione. Benvenute e benvenuti anzitutto. Il, devo dire che mi sento un po' emozionato per, il, per essere ammesso a questo dialogo con, con gli interlocutori giovani. Per me è una bella occasione. Siamo più emozionati noi in, te, in realtà, però... <ride> Comunque lasciate che vi spieghi di cosa si tratta questo, questo progetto, questa iniziativa voluta fortemente dal, dal presidente Mattarella. La Costituzione in Shorts è un progetto ehm, voluto fortemente appunto dal Presidente per raccontare alcuni articoli fondamentali della Costituzione in modo diciamo più attuale e comprensibile. Quindi abbiamo coinvolto appunto eh, alcuni creator selezionati e poi vi spiegherò in modo dettagliato cosa hanno fatto. E ovviamente qualcuno di voi si sarà domandato ma. Ma io cosa centro con degli articoli scritti 77 anni fa? Cioè giusto per fare un quadro temporale, 77 anni fa significa molto prima del, dell'esistenza di YouTube, molto prima dell'esistenza di Internet e addirittura 7 anni prima dell'invenzione della, dell della televisione. E, eppure scopriremo oggi che è ancora attualissima e fondamentale da conoscere per tutti, soprattutto i giovani. Per capirne l'attualità il Presidente Mattarella appunto ha invitato alcuni creator che a loro modo hanno diciamo, declinato e realizzato dei, dei contenuti per spiegare degli articoli che hanno scelto. Così è nata la Costituzione in shorts che speriamo insomma, diventi un trend anche perché è molto educativo e molto importante. E, Presidente, io volevo chiederle una cosa, um, visto che siamo di fronte insomma a creator, a persone che hanno un grande seguito, um, nel momento in cui una persona è seguita da tantissime persone, secondo me um, c'è subito un passaggio fondamentale da comprendere che è quello della responsabilità. In Spider-Man, per citare Spider-Man, si, si parla di da un grande potere, in questo caso da un grande seguito, derivano delle grandi responsabilità. Lei cosa ne pensa e che consiglio può darci su questo? Non so, io penso davvero che vi sia una responsabilità, perché chi ha molto seguito tra i giovani eh, ne influenza anche gli orientamenti, le il modo di vivere, di, di, di pensare. Questo in qualche modo lo rende responsabile del futuro dei suoi follower. E quindi è è sempre importante pensare a come viene tradotto, a come viene interpretato poi il messaggio che si, che si invia. È prezioso perché questo, questo lavoro per comunicare, l'attività di comunicare, rende più gradevole la vita, consente di interloquire, ma c'è sempre la domanda da porsi: come viene interpretato quello che trasmetto? Grazie. E, giusto per informazione, volevo insomma, eh, informare chi ci sta seguendo che tutti gli shorts che sono stati eh, prodotti da, dai creator qui presenti sono già online. Quindi vi consiglio di andare insomma, sui, sui loro canali per, per vederli uno ad uno perché sono secondo me super belli. Eh, ma partiamo con le presentazioni un pochino più dettagliate e specifiche dei creator, Adesso leggo perché è un po' complicato, siete un sacco di persone, alcuni mancanti. Che poi spiegheremo chi e perché. Abbiamo qui con noi. Marcello Ascani, Ciao. che nei suoi video tratta gli argomenti più svariati dall'arte alla sostenibilità ambientale, raccontando quello che impara con l'obiettivo di essere utile a chi lo segue. Abbiamo con noi Loretta Grace, ovvero Grace on Your Dash, attrice, cantante, beauty influencer, che attraverso i suoi video accende la luce su temi quali uguaglianza ed inclusività. Lorenzo Baglioni. Ex docente di matematica ed oggi cantante, autore, presentatore e attore, nonché inventore del format delle canzoni didattiche. Eh, Virginia Benzi, ovvero Quantum Girl, ehm, insomma il suo canale ha l'obiettivo di dare voce alla ricerca e far capire quanto è importante investire in essa. Poi abbiamo Pietro Michelangeli, che attraverso il suo canale YouTube rende l'educazione finanziaria accessibile a tutti. Poi abbiamo Lockman. Che è un regista, un attore, un animatore innamorato del retro gaming. Che attraverso i suoi particolarissimi video porta in vita i personaggi dei videogiochi più celebri, soprattutto Super Mario. Olimpia Peroni, divulgatrice appassionata e curiosa, creator per fanpage.it. Nei suoi video affronta temi diversi, dalla storia all'attualità, dalla cultura ai cambiamenti della società, con uno stile fresco e molto personale. Poi abbiamo il gruppo Amy, di cui tra l'altro manca una componente, ma ci arriviamo tra poco. Di cui sono con noi oggi eh, V, eh, Alice Caini, Gianluca Baroni, detto J, Pietro Pettenghi, detto P e Francesca Pivari, detta Z. La loro missione è quella di diffondere la consapevolezza delle, della necessità di occuparsi di salute e prevenzione. Manca una componente di questo gruppo eh, perché ha partorito ieri, Presidente. Spero che non sia un problema. Le mandiamo tutti gli auguri, naturalmente. Le mandiamo tutti gli auguri. <ride> Abbiamo portato la faccia. Poi abbiamo l'insegnante di matematica Elia Bombardelli, le cui lezioni gratuite su YouTube hanno superato addirittura le 100 milioni di visualizzazioni. E tra l'altro, dicevamo poc'anzi che anche Elia in questo momento potrebbe diventare padre da un momento all'altro. Quindi, migliori auguri, auguri anche a lui. Auguri. Yeah. <ride> Poi abbiamo Eleonora Tani, in Arte dei Lady, che dal suo canale YouTube la agisce consigli in ambito beauty, incoraggiando la sua community a non aver paura del giudizio altrui e di mostrarsi così come si è realmente. Poi abbiamo Giulia Lamarca, viaggiatrice a tempo pieno, scrittrice e vlogger, che tramite i suoi video ci porta in viaggio con sé, divulgando, per citare le sue stesse parole, la bellezza dell'inclusione. Ora, Presidente, eh, l'abbiamo accennato in apertura, eh, ma può dirci Cosa significa questa iniziativa per lei? Beh, anzitutto quella di, di far ritrovare ai giovani l'importanza della Costituzione, fare avvertire l'importanza della Costituzione. Vede, io tempo addietro mi sembra un discorso in Parlamento, ho parlato della Costituzione come della cassetta degli attrezzi della nostra democrazia, però è qualcosa anche di più, di più ampio. È lo scrigno che contiene. E tutela i nostri diritti e la nostra libertà, per questo è importante conoscerla, perché per usufruire di questi diritti e di questa libertà, questo è il significato di questo incontro. Grazie. Io a questo punto andrei ad approfondire gli articoli che hanno scelto i ragazzi uno ad uno, <coughs> e quindi partiamo nello stesso senso di prima, quindi inizierei con Marcello Ascani. Ehm, tu nella bio scrivi che sei un buon esempio per tutti. Eh, non a caso, hai scelto l'articolo 2 che mette i diritti delle persone al centro e sancisce il nostro dovere di contribuire al bene comune, dato che facciamo parte di una comunità. Come facciamo a farlo tornare attuale? La mia bio comunque è scherzosa, non sono veramente un buon esempio, eh, no in realtà è proprio dando il buon esempio, nel senso che l'articolo 2 dice proprio diritti, eh, come dire, diritti inviolabili e doveri inderogabili, quindi da un lato tutte le cose che noi come individui vogliamo che vengano rispettate, dall'altro tutte le cose che noi come individui dobbiamo alla comunità, agli altri, quindi se da un lato noi vogliamo le cose, dall'altro a un certo punto dobbiamo anche darle agli altri, no? e questo crea un dilemma che esiste da sempre, cioè, a un certo punto ci ritroviamo a decidere eh, di fare del bene per la comunità, anche se magari lì per lì a noi non fa bene. E quindi eh, come dire, il, nostro, il nostro dovere dei cittadini, il nostro senso civico, viene proprio in aiuto di questo, perché solo nel momento in cui tutti quanti cooperano, infatti la maggior parte delle leggi funzionano solo se le applicano quasi tutti o tutti, solo in quel momento allora il risultato è ottimale per tutti. Quando invece le persone agiscono secondo il proprio interesse il risultato è sempre per tutti subottimale. Però questa cosa funziona se le persone cooperano fra di loro. E come convince gli altri a cooperare e comportarsi bene? Comportandoti bene te in prima persona dando per assunto che anche gli altri lo faranno. E tu lo fai? Io ci provo. Ogni <ride> tanto. Passiamo a questo punto, grazie mille Marcello. Eh, passiamo a, a Grace Son che ha scelto l'articolo 3 che parla di dignità oltre la diversità, sì, sì. tema di cui parli anche nei tuoi contenuti e che rappresenta un tuo impegno personale e sociale. La sensibilizzazione passa anche attraverso il linguaggio. Pensi che una scelta più accurata delle parole possa aiutare nella costruzione di una società più giusta? Assolutamente sì, uh, il linguaggio è la, la base della comunicazione di ogni rapporto, rapporto di lavoro, rapporto uh, tra amici, e molto spesso noi non, non ci rendiamo conto che quando parliamo abbiamo un linguaggio non pensato. E quando noi non pensiamo bene a quello che stiamo dicendo si può involontariamente far male a qualcuno, avere un linguaggio che mh, cela del pregiudizio. Io tante volte, ma penso tutti noi, almeno una volta nella vita ci siamo sentiti eh, giudicati senza essere prima magari conosciuti. Quindi io eh, penso che la soluzione a questo sia avere un linguaggio che sia il più inclusivo possibile. E ed essere sempre in ascolto verso, verso il diverso perché ha un valore aggiunto e perché ci può insegnare qualcosa, sempre grazie e poi spesso al di là della disattenzione sono anche bias generazionali quindi speriamo che col tempo diventi sempre più completa la visione del mondo ecco. e, <ride> grazie mille passiamo a, a Lorenzo Baglio, eh, Baglioni scusate eh, che ha scelto l'articolo 4, ma faccio una premessa: prima di entrare a far parte del, del progetto La Costituzione in Shorts, ha scritto un brano rap sulla Costituzione. E sono anche stupito che lui abbia scelto l'articolo 4 che io avrei scelto l'articolo 31, per ovvi motivi. <ride> Giustamente. Però ci tieni davvero a farla conoscere, ma come mai ti appassiona così tanto la, la Costituzione? Ora sono curiosissimo di sapere cosa dice l'articolo 31, cioè, questa... eh, l'ho letto ieri sera ma non, no, non c'è riferimenti sul rap, J-Ax viene nominato, un... <ride> non, non si può dire che J-Ax sia padre costituente ma zio costituente, un zio po', costituente. po' lo è, effettivamente Presidente è vero, ho scritto una canzone sulla, sulla nostra Costituzione, l'ho fatto anche per gli altri, ma soprattutto per me, perché mi rendo conto, un po' come spesso mi succede quando scrivo queste, noi amichevolmente le chiamiamo canzoni didattiche, di non sapere. E quindi anche sulla Costituzione ho detto, ma quanto ne so? Troppo poco. E scrivere una canzone per provare a raccontarla agli altri è un ottimo modo no? per acquisire un po' di, di informazioni, ristudiarla, rileggerla. Poi io sono figlio di quella generazione... Oh, cioè, 38 anni e eh, non 150, però di quella generazione in cui l'educazione civica a scuola la facevamo, c'era cioè un'ora a settimana, però era un po' quell'ora che quando un professore era indietro con il programma si toglieva l'educazione civica e si recuperava, quindi l'ho fatta forse poco. E allora abbiamo provato a scrivere questa, questa canzone in cui si dice che i bro sono tutti uguali, insomma, a mo di rapper. E oggi stamattina mentre venivo qua ho letto un commento di un ragazzino che mi diceva mannaggia lo devo imparare tutta memoria questa canzone, non era contentissimo però magari qualcosa rimane davvero, ma eh, visto che ho portato qua l'articolo numero 4, se ho potuto cantare questa canzone è proprio grazie alla nostra Costituzione, perché io ho insegnato per un periodo, quindi facevo l'insegnante a scuola, un lavoro che mi piaceva ma sentivo che avrei voluto fare qualcos'altro. E proprio grazie all'articolo 4 in cui ci dice la nostra Costituzione che il lavoro ce lo possiamo scegliere, se a un certo punto ho scelto di andare oltre e di eh, prendere un microfono e provare a spiegare la Costituzione in una maniera differente. Grazie. Passiamo a, a Virginia Quantum Girl, che mh, ha scelto l'articolo 9 in cui si parla di tutela della cultura umanistica e scientifica insieme. Si potrebbe dire che i padri costituenti erano più avanti di noi e che tendiamo invece a tenere due ambiti separati. Cosa hanno in comune arte e scienza? Ok, allora, per rispondere a questa domanda, parto dal mio background personale, perché io vengo dal liceo artistico e mi sono laureata in fisica, mi sono avvicinata molto tardi alla scienza, perché ho sempre visto eh, la cultura umanistica e la cultura scientifica come separate, perché a scuola c'è un po' questo modo di insegnarle a compartimenti stagni anche per il tempo, per carità, e, e quindi io mi sono avvicinata alla fisica solo quando ero molto avanti con le teatro molte virgolette e grazie alla filosofia ho capito che eh, la scienza in generale altro non è che la ricerca, il bisogno che l'uomo ha di interrogarsi sulla natura, su quello che ci circonda, perché alla fine noi siamo in questo puntino nel, nello spazio-tempo, no? E vogliamo a tutti i costi cercare di capire, no? rispondere alle domande cosiddette esistenziali. E, e mi sono accorta solo dopo, dopo che la scienza è, parte proprio da questa, eh, da questa emotività, esattamente come l'arte, solo che l'arte. Hanno due modi diversi per indagare queste, questo bisogno umano che tutti noi abbiamo nel profondo. E quindi il, quest, per me questo articolo è proprio la coronazione un po' del, di quello che io penso e della mia storia. Ed è quello poi che io cerco di fare anche sui miei canali. Quindi cercare di dire arte, scienza, perché non essendoci il tempo, magari noi divulgatori possiamo dare una mano da questo punto di vista. Grazie. E adesso passiamo a Pietro. Michelangeli, che tratta economia insomma, e finanza su YouTube e ovviamente ha scelto l'articolo 53. Ma oltre, che, oltre a guadagnare, spendere, risparmiare, investire, bisogna anche pensare al futuro, no? Certo, il futuro è estremamente importante e ogni volta che mi interfaccio con la mia community in questi anni ho notato che purtroppo spesso siamo un po' ciechi, un po' miopi e ci concentriamo troppo sul presente e su tutto quello che il presente si porta dietro, quindi guardiamo quello che non va, guardiamo quello che non abbiamo e appunto non guardiamo troppo il futuro e del presente guardiamo anche un'altra cosa, i costi, che quelli sono belli evidenti, soprattutto nell'immediato. Invece quello che bisognerebbe fare è cercare proprio nei momenti di maggiore difficoltà di guardare oltre, di dire va bene, sì, adesso so che ci sono delle difficoltà che vanno affrontate e quindi devo a maggior ragione investire di più, devo concentrarmi di più e, e guardare lontano. Non è semplice perché purtroppo come esseri umani ci concentriamo molto sulla gratificazione immediata. È, è proprio un principio anche che si studia in finanza. Un cioccolatino oggi lo preferisco a sapere che forse tra due anni ne arriveranno due. E quindi è molto difficile, però sono convinto che tutti noi con anche i canali che abbiamo e con la responsabilità che a questo punto abbiamo possiamo dare anche ai giovani un maggior valore, anche economico perché no, al futuro, in modo tale che si rendano conto di quello che effettivamente ci può aspettare e, e quindi a maggior ragione concentrarsi non tanto sul, sull'oggi, ma su quello che oggi possiamo fare per un domani. Grazie. Quindi diciamo, eh, per semplificare, io tra l'altro prima mi sono dimenticato nell'elenco di, di dire anche pagare le tasse, che è una cosa piuttosto importante. E, si parla di lungimiranza, no? adesso siamo tutti nell'immediato ed è fondamentale. Grazie mille. E passiamo a Lokman, che ha scelto l'articolo 10 che sancisce il diritto d'asilo per i rifugiati stranieri in fuga da paesi che negano loro la libertà. Ha fatto uno shorts molto, molto bello, tutto in animazione, un po' retro, che eh, non so se ha visto, ma veramente invito tutti a vederlo. Ehm, una decina d'anni fa, tra l'altro, un ragazzo siriano... Pubblicò su YouTube Mario il Rifugiato, una versione del videogioco in cui Mario compie un rischioso viaggio attraverso il Mediterraneo e dalla Siria all'Europa. Diciamo ce lo siamo appuntati perché eh, c'entra con, con i personaggi che tu interpreti, cioè Mario è uno dei principali che tu tendi ad animare nel, nel tuo canale e racconta appunto il tema dell'articolo. Secondo te um, la creatività può essere uno strumento efficace per sensibilizzare i giovani riguardo alle questioni importanti? Ma, eh, la creatività, così come le altre forme che ne derivano, eh, la musica, il cinema, l'animazione, il teatro, eccetera, hanno la capacità di arrivare, di portare dei messaggi che spesso le parole da sole non, eh, non riescono. E perciò, sì, eh, la risposta a questa domanda è assolutamente sì. La creatività è un mezzo potentissimo per poter raggiungere le masse, e in particolar modo i giovani. Eh, come in questo caso che stiamo facendo oggi, tutti noi. E reputo importante anche imparare a esporsi al mondo esterno in modo da riuscire a capire chi ci sta attorno, il mondo che ci sta attorno, in modo da imparare anche ad avere empatia verso l'altro. E la creatività aiuta a rompere queste barriere e a semplificare anche il... La divulgazione di certi messaggi che spesso risultano mh, noiosi oppure semplicemente passano in secondo piano. Eh, in questo modo con la creatività si ha quella libertà anche di bypassare eh, delle frontiere, dei confini, delle barriere che spesso sono difficili da buttare giù. Eh, però sono anche convinto che la creatività da sola non basta. Bisogna anche saperla eh, gestire eh, perché è uno strumento molto potente ma prima secondo me è importante anche che sia guidata da una buona intenzione perché l'azione è sempre preceduta dall'intenzione. Perciò è uno strumento molto potente eh, ma che richiede anche molte responsabilità, collegandoci al discorso di prima riguardo grandi poteri, eh, io non ho grandi responsabilità. Perciò eh, ecco la questione del... Dell'avere lo strumento da solo non basta. La creatività ha bisogno anche di una consapevolezza, di una conoscenza del mondo che ci circonda e una buona intenzione genera una buona azione. Quindi credo che la creatività aiuti proprio anche in questo, dare questa libertà e andare dove le parole da sole non bastano. Grazie. Passiamo a Olimpia Peroni, uh, divulgatrice che... Spesso lavora per fanpage.it e non potevamo non aspettarci da te l'articolo 21 che garantisce la libertà eh, di esprimere il proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Eh, YouTube rientra proprio in quest'ultima categoria. Secondo te come possiamo oggi proteggere questa libertà senza abusarne? Allora, una domanda semplice: <ride> Quanto tempo ho? No, scherzo. <ride> Sicuramente appellandoci al buon senso di tutti, perché come dico anche nel video sull'articolo 21, ehm, sì, è un diritto, una libertà, ma quindi anche una responsabilità. E noi, secondo me, viviamo, dato che siamo in questo mondo digitale, social, secondo me c'è la necessità di trovare un approccio incrociato tra legislazione da un lato, ma anche cultura sociale dall'altro. Quindi da un lato sicuramente la legge, la, la legislazione deve intervenire eh, punendo o anche regolamentando dove può le piattaforme, però non è, cioè non è sufficiente solo la legge, serve anche un lavoro sulla cultura. Quindi, ad esempio, promuovere progetti di educazione civica, educazione emotiva, eh, i valori democratici, anche sensibilizzare sugli effetti negativi, eh, le conseguenze negative sull'abuso della libertà di espressione. Io credo fortemente nel valore dell'educazione e quando dico educazione non intendo verso solo i giovani, perché anzi secondo me i giovani oggi sono forse quelli più sensibilizzati su certi temi, mettendo proprio un lavoro eh, generale sull'educazione, perché dobbiamo un po' toglierci dalla testa, che ne abbiamo questo pensiero fisso, che arrivati a una certa età si smetta di imparare e non si possa più venire educati. Soprattutto i social ci insegnano oggi che anzi, cioè il mondo ogni giorno sta cambiando e quindi... Questo, dobbiamo, cioè, secondo me, le persone che smettono di mettersi in dubbio e smettono di voler essere educati a quello che c'è di nuovo, spesso e volentieri vanno a alimentare questa spirale di eh, odio che, che cioè, confondono e scambiano con la libertà di espressione. Giusto. Grazie. Grazie a te. Passiamo al gruppone, senza componente. Mm. Eimi, eh, ben ritrovati. Eh, voi avete scelto l'articolo 32 che sancisce il diritto alla salute. Nei vostri video parlate appunto di, di salute e prevenzione e a questo punto domanda molto semplice, ma vale sempre il buon e carissimo e vecchio prevenire è meglio che curare? Beh, buongiorno a tutti innanzitutto. Presidente Fabio, <coughs> quando si tratta di tutelare la salute, come sancito nell'articolo 32, un vecchio detto come prevenire è meglio che curare, essendo sopravvissuto fino ad oggi, sicuramente è molto vero. Tuttavia oggi ci sentiamo di dirvi che questo detto è incompleto. Secondo noi, infatti, andrebbe aggiornato in questo modo. Promuovere salute è meglio che prevenire la malattia che è meglio che curare la malattia. Perché ci sentiamo di aggiungere questa frase all'inizio di questo detto? Perché pone l'attenzione su un campo che, di servizi che il nostro sistema sanitario offre da sempre, ma che ultimamente è sempre più importante. Un campo in servizi che va a integrare i servizi che ruotano attorno al concetto di malattia, quindi la prevenzione della malattia e la cura della malattia, con i servizi che invece ruotano attorno al concetto di salute. Sono servizi che si, si pongono su tre livelli, il livello individuale, quello collettivo e quello ambientale che sappiamo tutti essere sempre più importante ai giorni nostri. E per noi è, è molto bello pensare che già quando è stata scritta la Costituzione questo pensiero c'era e che in questi anni stia venendo fuori in maniera molto evidente. E così vogliamo, vorremmo portare una riflessione anche al pubblico che ci porta, che ci sta guardando da casa. La riflessione è questa: eh, magari anche uno spunto per una domanda. Nelle mani di chi è la salute? Allora, da una parte c'è sicuramente il sistema sanitario che deve essere visto come una guida. Noi siamo un team multidisciplinare di professionisti della salute e ci poniamo come guide per la popolazione, dando dei consigli sulla base di quello che abbiamo studiato. Ma insieme a noi ci sono anche le persone. Oggi, come sempre, anche le persone devono attivarsi per portare un piccolo contributo a una società più sana, degli individui più sani e un ambiente di vita più sano. E questo è un po' quello che cerchiamo di fare anche eh, attraverso le nostre pagine social dove sì, diamo dei consigli alla popolazione sulla base delle nostre conoscenze tecniche per migliorare il loro stato di salute, ma allo stesso tempo cerchiamo di attivarli e farci aiutare noi stessi e nostra volta eh, a promuovere un concetto di salute generalizzato per tutti quanti e nelle mani di tutti quanti. Per noi il concetto più importante che vogliamo comunicare oggi è che la salute è di tutti e se iniziamo, io penso che già tante persone lo facciano, a ragionare in questo modo avremo una società sempre più sana e questo vuol dire anche con una migliore qualità di vita, e per noi questo è molto importante. Grazie. Grazie a voi. Adesso abbiamo Elia Bombardelli. Buongiorno. No. Ehm, ancora non... Per ora non per ho ora... comunicazioni da Trento. Per ora quindi... non sei ancora padre. Però per essere totalmente onesto <ride> ho messo modalità aereo, quindi <ride> in questi minuti se ci fossero aggiornamenti all'ultimo non li so. Facci sapere. Adesso, appena sono intervenuto sblocco e in caso vi aggiorno. <ride> allora Elia, tu hai scelto l'articolo 34, eh, cioè la scuola è aperta a tutti. E tu tra l'altro l'hai fatto davvero nel senso che con il tuo canale di YouTube non hai dimostrato che la scuola è aperta a tutti ma che è spalancata pensi che le piattaforme come YouTube possano aiutare a garantire il diritto all'istruzione? Domanda semplice ma... Sì, <ride> ma guarda, secondo me sì, chiaramente diciamo nell'ambito di diritto all'istruzione restano attori principali le scuole e le università, però avere piattaforme come YouTube che consentono di caricare dei video a professionisti di vari settori e non solo dell'ambito dell'educazione e di farli fluire gratis alle persone... Può dare una grande mano. Faccio qualche esempio vario, ma potremmo parlarne tutto il pomeriggio. Per uno studente che è a scuola un video su YouTube può diventare uno strumento per ripassare qualcosa che magari ha già visto con il suo prof e anche per approfondire. Il video può tornare utile a un prof, che magari può assegnarlo a uno studente che se lo guarda a casa e poi si può utilizzare il tempo risparmiato, perché chiaramente a quel punto lo studente arriva in classe che ha già un'infarinatura di base per fare delle attività dove lo studente ha un ruolo più attivo, magari a gruppi, quindi anche più stimolanti. Possono tornare utili nei momenti in cui eh, la scuola non c'è. Per esempio l'estate, uno studente deve recuperare qualcosa, magari non ha la fortuna di avere un docente disponibile in quel momento, ecco che contenuti multimediali possono dargli una mano. Ma eh, anche non solo diciamo, a giovani, anche agli adulti. No? A me è capitato tante volte, per esempio, che, che mi scrivano anche adulti che si trovano magari a 30-40 anni a dover fare un concorso pubblico e devono rispolverare. Delle cose viste tanti anni prima a scuola, e chiaramente non possono tornare a scuola. Ed ecco che avere eh, dei contenuti multimediali che possono dargli una mano on demand eh, gli torna molto comodo. E poi mh, mi ci metto anch'io, cioè io continuo a imparare tantissime cose nuove guardando i video di, di altri creator, tra cui loro, e, e veramente ti aprono un mondo. No? A volte tu hai delle cose che altrimenti magari non avresti modo di imparare. E invece, capiti sul video giusto, ti trasmette un valore grandissimo e credo che sia una bellissima cosa. Quindi piattaforme come YouTube possono dare una grande mano eh, senza sostituire, ovviamente tutte le altre risorse più tradizionali che restano fondamentali. Poi, tu, grazie insomma, al tuo lavoro su YouTube. Si è entrato in Bocconi. Mi eh, hanno un po' scoperto, grazie. mi ricordo ancora quando mi hanno scritto la prima volta in Bocconi, mi hanno scoperto grazie ai video che ho caricato su YouTube, quindi mi hanno portato molta fortuna professionalmente. Saluto, approfitto per salutare tutti gli amici di Bocconi. Grazie. Grazie a voi. Passiamo a Eleonora Tani Buonasera. che ha scelto l'articolo 37 che parla di lavoro e diritti, soprattutto delle donne. Eh, il mondo del lavoro oggi è molto diverso da, da quando è stata scritta la costituzione ma anche da quando eravamo piccoli tu da bambina questa è una curiosità che non so da dove è saltata fuori ma aspiravi al posto fisso e invece oggi grazie a youtube sei, sei un'imprenditrice verissimo non so neanche io come mh, sia uscita questa mh, conversazione però sono contenta di portare anche una parte di me, tra l'altro quest'anno saranno dieci anni del mio canale YouTube e è nato come un hobby, piano piano l'ho visto diventare un lavoro sotto i miei occhi letteralmente, però perché sognavo il posto fisso, io ho sempre avuto donne lavoratrici nella mia famiglia, le mie nonne, mia mamma, soprattutto in momenti di difficoltà il suo posto fisso è stato per noi ehm, il punto fisso, il punto stabile della famiglia, quindi io sognavo... Ehm, questa stabilità per me e per quella che poi sarà un domani la mia famiglia che va benissimo, però ad oggi, soprattutto con il lavoro che faccio, mi rendo conto che non avevo aspettative anche di creatività, eh, trasformare la mia passione in lavoro e quindi quando poi mi sono ritrovata a farlo io in prima persona sono contenta, insomma, poi di esserci riuscita, di aver avuto il coraggio di farlo, spero di essere di ispirazione per tante altre persone che mi seguono e spero, e questo lo, cioè, lo vedo anch'io nella società già soltanto in dieci anni vedo la differenza, intorno a me molte più donne che ricoprono ruoli eh, di potere di, anche a livello manageriale, eh, nuove, cioè, imprenditrici, nuove aziende che aprono proprio donne. E questo spero che eh, aumenti sempre di più, perché la rappresentazione è importante e quando tu da bambina, io da adolescente, eh, vedi donne ricoprire ruoli importanti, Sogni in grande. Grazie mille. Passiamo ora a Giulia Lamarca, che ha scelto l'articolo 48, che parla di diritto di voto. Stando a quello che dicono i sondaggi, i giovani si astengono quanto gli adulti. Il problema del, dell'astensionismo oggi è reale. E, e quindi, come possiamo convincere i giovani ad andare a votare? Allora, non ho la risposta chiaramente, ma credo che il diritto al voto sia un po' sottovalutato, perché credo che i giovani non riescano ad immaginare il loro futuro, non si sentono ascoltati. Lo so perché io stessa io arrivo da un incidente stradale e io mi sono resa conto di cosa vuol dire avere un diritto, perché tutto ciò che mi era dovuto di colpo ho capito che poteva non essere più così. Quindi certi dir diritti io me li sono andati a prendere e, e proprio facendo questa azione mi sono resa conto che quando mi sono messa sui social e ho iniziato a avere una voce e quella voce è iniziata ad essere ascoltata ho capito qual era il mio diritto. Cioè l'ho provato sulla mia pelle questa sensazione. E io credo che i giovani abbiano bisogno di questo. Cioè di capire che possono parlare, possono essere ascoltati e quindi di conseguenza voteranno. Ecco. Eh, il mio consiglio è di digitalizzare il voto in modo tale da renderlo ancora più smart, ancora più accessibile e, e facile, ecco, lo, lo faranno, lo faranno. Speriamo. E per concludere volevo semplicemente salutare un amico che non è potuto essere qui con noi oggi, non sappiamo ancora perché in questo momento è in Mongolia a girare uno dei suoi video incredibili, è il progetto Happiness, Giuseppe, un ragazzo, un creator come loro che doveva insomma, partecipare a questo evento ma non c'è, ma ha comunque creato il suo shorts sulla Costituzione, sull'articolo 11, quindi lo salutiamo e vi invitiamo insomma, ad andare a vedere il suo contenuto. Presidente, abbiamo ascoltato tutti i creator e il modo in cui hanno declinato gli articoli scelti della Costituzione nella loro vita quotidiana. So che anche lei ha un articolo preferito, che tra l'altro non è un articolo diciamo, banale, è l'articolo più importante, ossia il primo, quindi le chiedo, eh, come mai l'ha scelto? E cosa significa per lei? L'articolo 1, perché questo articolo che apre la Costituzione è riassuntivo, contiene 5 elementi, mi sorprenderà: una, repubblica, democrazia, lavoro, sovranità popolare. E vorrei esaminarli brevissimamente questi elementi. Una, in questo caso non è soltanto l'articolo di un sostantivo, vuol dire lì che l'Italia è una, non una somma di repubbliche ed è anche una federazione di repubbliche. Metterei insieme il secondo e il terzo elemento, una repubblica democratica. E come spiegarono le costituenti che presentarono, proposero questa formulazione, vuol dire che l'Italia è una, come dissero, loro, <coughs> è una Repubblica caratterizzata da libertà ed eguaglianza, una democrazia non soltanto sotto l'aspetto formale, organizzativo, ma sotto, sotto i profili sociale ed economico. Poi c'è il lavoro come quarto elemento di questo articolo, fondata sul lavoro. Anche qui è interessante sentire le ragioni di chi propose queste parole, questa formulazione. È chiaro che queste parole indicano e richiedono una, un impegno comune, cioè una richiesta di impegnarsi insieme, di solidarietà. Quindi quello che disse il proponente della Costituente in queste parole: fondata sul lavoro, non sul privilegio, non sul lavoro altrui. La definizione è efficacissima. L'elemento conclusivo è quello della sommità popolare. Questo è davvero riassuntivo, perché è il fondamento della democrazia e si, di, e si sviluppa in tutti gli articoli del testo della Costituzione. Quindi non posso evocare tutte, anche quelle già così bene evocate da voi. Mi permetto di richiamarle un solo aspetto. In realtà riprendo quanto ha detto adesso Giulia. La sovranità popolare fu definita dal, nelle forme previste dalla Costituzione, da un costituente durante il dibattito, come una, eh, una sovranità irrinunziabile, nel senso che il popolo a cui è attribuita deve esercitarla, perché per mantenere, consolidare, per sviluppare la democrazia. E anche, e, anche per questo spero che torni a crescere la partecipazione al voto nelle elezioni, perché quello tra i tanti, più di ogni altro, è il momento in cui il cittadino diventa protagonista, esercita quella sovranità. In realtà mi verrebbe da dire che mm, i diritti sono un po' come c'è cioè in natura, vanno coltivati per evitare che appassiscano. E non possiamo permettere che appassisca la democrazia. Questo è il motivo per cui ho scelto questo, questo articolo. Grazie. Adesso abbiamo un breve momento di domande che hanno raccolto da parte della community. A lei. E iniziamo con, con Eleonora. Io non ho proprio una domanda ma un racconto perché mi hanno mandato veramente tante domande, ehm, ma anche tanti racconti e secondo me questo meritava di essere condiviso. Ci scrive Irene, ho 24 anni e studio ingegneria chimica all'Università di Palermo. Le persone mi dicono tanto andrai via da Palermo e dalla Sicilia, perché hai scelto ingegneria chimica, è un lavoro impegnativo e come farai con i figli e la casa un domani? Mi sento demotivata e scoraggiata, non è un mondo facile per noi donne, a maggior ragione nel sud Italia. Il presidente per me non è solo il simbolo della Costituzione, ma anche della sua città, che è la mia città, di chi lotta con il sapere e accende Palermo di speranza. La mia è che la mia terra possa rifiorire, dando il mio contributo e nessuno possa tarparmi le ali a parità di background e curriculum solo perché è donna, e che un giorno i miei figli possano vedere una donna in carriera che partecipa per rendere il mondo un posto migliore, equo, più pulito e al tempo stesso cura se stessa e mette su famiglia. Irene sicuramente ci sta guardando, anzi la salutiamo. C'è qualcosa che vuole dirle per incoraggiarla? Come, come eh, l'epoca si ricordava, le, il lavoro femminile si, si va per fortuna espandendo e con gran vantaggio per la società vanno aumentando i ruoli di vertice delle donne, anche nel mondo produttivo delle, delle aziende, delle industrie. Ogni volta che vado in giro per l'Italia, abitualmente il prefetto è di genere femminile. Il, la magistratura in maggioranza fatta da, da, da eh, a una maggioranza di genere femminile vi è una quantità di protagonismo femminile crescente questo è crescente ovunque anche in Sicilia, anche nella mia città quindi fa benissimo insistere anche perché la risposta si è data lei stessa è la sua volontà occorre sempre seguire la propria volontà perché si realizzerà certamente grazie e glielo auguriamo Adesso abbiamo Virginia. Allora, la mia community ha chiesto questa domanda, ce ha un po', selezionato, abbiamo selezionato questa. E quindi, come si può passare l'idea che anche la cultura scientifica sia importante la cultura scientifica è fondamentale e crescente come importanza. Il che abbiamo di fronte con le tecnologie che avanzano, con l'intelligenza artificiale, dimostra quanto sia eh, prorompente un continuo, velocissimo crescere con mutamenti de, della ricerca scientifica, delle applicazioni della ricerca scientifica. Quindi, è preminente, non è separata dalla vorrei dire, pensando a quello che ho detto, detto poc'anzi, dalla cultura umanistica. Lei è la sua arte, è, è fisica la scienza, più conosce, più fa conoscere, spiega la realtà. L'arte la interpreta, aiuta a conoscerla anche l'arte, lo diceva anche lei con la creatività. E quindi sono veramente il sapere, è inevitabilmente unito alle varie branche. Il sapere si incontrano sempre. Ora, il nostro paese ha bisogno di incrementare il livello culturale complessivo. Abbiamo un numero di laureati che non è che sotto la media europea, dobbiamo farlo crescere, qualunque sia la scelta dei ragazzi, eh, orientamenti umanistici, orientamenti scientifici, con questa distinzione un po' artificiale, per la verità l'importante è che cresca il livello culturale, perché la, anche la tecnologia che avanza ha sempre più bisogno della, del braccio culturale umanistico. Grazie. Abbiamo una domanda selezionata da Loretta. Sì, allora eh, Alessia che ci starà guardando eh, intanto scrive che le piace tantissimo Mattarella per la sua intelligenza, um, intelligenza e umanità, e poi scrive: Mi piacerebbe sapere qual è stato il suo momento più difficile nella sua carriera politica. E che cosa potremmo fare noi tutti, come comunità, per rendere il nostro paese sempre migliore? La prima domanda non è una cosa facilissima, sono talmente tanti che non me ne ricordo più. <ride> <ride> il, la seconda è importante, davvero, invece, ed è come cosa fare per rendere no migliore il nostro paese. È una cosa che dico spesso, ma mi piace dirla ai giovani che l'avvertono di più: il, il bisogno di essere sempre più com comunità. Sentirsi sempre di più comunità, con un futuro comune. Quindi, inevitabilmente, questo richiede una crescente collaborazione, una disponibilità ad ascoltarsi, a procedere insieme. Il, un Paese che non abbia una società unita da questo senso di comunità non ha prospettive, perché la, la competizione selvaggia o la gelosia verso gli altri. O il tentativo di ostacolare gli altri. È il contrario è quello che serve a tutti e a ciascuno per, me, per crescere. Quindi quello di cui c'è bisogno è sollecitare, stimolare, suggerire sempre la ricerca di senso di comunità. Grazie. Grazie. Passiamo ad Olimpia. Allora Alessandro chiede. Com'è possibile fare un'informazione migliore portando all'attenzione del pubblico tutte quelle fasce di popolazione che vivono ingiustizie e che oggi non trovano il giusto spazio di rappresentazione e magari evitare così di creare frustrazione che si riversa poi sui social con hate speech, eccetera, eccetera. Questa è una domanda che si pongono per ora tutti gli editori di giornali e, e di riviste, perché siamo nel pieno di una grande trasformazione. Quello che è avvenuto con, eh, con il web, con i social, con, eh, con, il, con il digitale ha stravolto il panorama della, degli strumenti informativi, non li ha cancellati quelli precedenti che sono indispensabili anch'essi, ma ha aggiunto tanti strumenti diversi. Non si è ancora trovato una, come dire, una consapevolezza piena dell'equilibrio fra questi vari strumenti. Quello che è fondamentale però a questo riguardo, per il crescente ruolo dei mezzi di comunicazione digitale, è quello di portare il digitale velocemente in tutte le parti del nostro Paese. Il, noi abbiamo parti, posti del Paese in cui non, non arriva il segnale, che li tiene isolati. Questo scoraggia anche dalla... fa sentire i cittadini di Serie B. Essere informati fa parte della serie A de, 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 della cittadinanza. Quindi assicurare a tutti la possibilità di essere informati con tutti gli strumenti disponibili, gli strumenti adoperabili e, è un elemento di democrazia. Quindi bisogna anzitutto completare la copertura digitale del nostro Paese per fare in modo che arrivi a tutti la possibilità di informarsi con lo strumento che preferiscono. Poi sarà un tema del, degli operatori del settore informativo. Vedere in che modo si disegna l'equilibrio tra queste vari le varie fonti, i vari strumenti che sono a disposizione per la, il contatto con, la, con i cittadini. Grazie. Marcello. <coughs> allora, anch'io ho ricevuto un po' di domande. Ho un pubblico di persone che si vogliono realizzare, di persone ambiziose. Quindi, riassumo un po' tutte queste domande in un'unica domandona. Che, è, che consiglio daresti a una persona giovane adesso per realizzarsi, ma che vuole rimanere in Italia? Il primo è di seguire le proprie inclinazioni, di non farsi condizionare nelle scelte, e di, perché questo è un carburante preminente per, 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 per realizzarsi e per, e per aver successo. L'altro è. <coughs> naturalmente affidato alla, non è un consiglio ai giovani è un'esortazione alle istituzioni costruire un quadro che questo sia praticabile e non sempre non l'abbiamo efficace da tanto tempo cerchiamo strade per migliorare le condizioni di sviluppo delle possibilità di realizzarsi questo riguarda tante istituzioni non solo quelle, quelle, quelle pubbliche anche quelle economiche quelle, quelle culturali e il problema è che i giovani hanno il diritto ad avere fiducia, non sempre la, la ottengono, però la loro insistenza consente di andare avanti. Quindi la, 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 il, il principale consiglio che mi permetto di dare è seguire le proprie inclinazioni. Grazie. Abbiamo per ultimo Pietro. La mia non è una domanda di un utente nello specifico, ma semplicemente perché ogni volta che sui miei canali parlo di cosa pubblica arriva sempre questa questione che è cosa si può fare per la cultura finanziaria in Italia, per l'educazione finanziaria in Italia. Al momento siamo in una situazione dove purtroppo per diversi motivi siamo uno degli ultimi paesi del G20 come educazione finanziaria e questo chiaramente ha delle conseguenze poi sui giovani che crescono senza le basi necessarie per affrontare poi quella che sarà la vita di tutti i giorni e quindi eh, c'è la tendenza a cercare scorciatoie, a cercare la via facile. Eh, qual è il suo parere a riguardo sulla situazione in cui ci troviamo adesso? Faccio riferimento a quanto le diceva prima nel suo intervento, la tentazione che c'è frequentemente di pensare soltanto al presente e non al futuro. In realtà questa tentazione è diffusa. Purtroppo è, è da, 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 da contrastare quella di dimenticare il passato, ignorare il futuro e considerare soltanto il presente come l'unico momento da, 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 da accettare e da valutare. Quello, pensare al futuro, fa pensare all'esigenza di essere attrezzati anche sotto quel profilo. Lo vediamo in maniera paradossale dalle cronache ai giornali con le truffe agli anziani in tema, con il tema finanziario e economico. Ma anche i giovani sono esposti perché, perché non viene trasmessa un'adeguata formazione. Vi sono iniziative da parte di alcuni enti finanziari per, per dare, per trasmettere qualche conoscenza, ma non è sufficiente per, per dare una diffusa, adeguata conoscenza. Che se servirebbe tra l'altro non soltanto evitare pericoli, ma suscitare talenti che nel settore potrebbero emergere e che non emergono perché non viene loro offerta la possibilità e la conoscenza. Grazie. Grazie. Presidente, ha lei una domanda da farci? Da fargli. È una, è... Avete eh, tradotto gli articoli della Costituzione nella vita concreta e qui è stato efficace è molto, eh, per me, è stato, è stato molto, molto utile. Mi chiedo, la vostra comunicazione abituata è fatta in termini molto brevi, velocissimi. Come si fa a concentrare in tempi così brevi i concetti da esprimere? Chi vuole rispondere? Io, io passo il microfono perché i miei video durano un'ora, sono logorroica, no, io se <ride> posso... quindi agli shorter, chi vuole? Se posso iniziare solo con un dettaglio, diciamo lo shorts che, che appunto è un contenuto breve. Uh, spesso lo si utilizza poi per magari rimandare la persona a un contenuto più lungo tra l'altro YouTube è una delle, delle poche piattaforme che, che ha dei contenuti anche lunghissimi, cioè le persone adesso si, si guardano puntate di podcast che durano ore sì. e cose di questo tipo quindi diciamo che adesso siamo incappati sulla versione breve però in realtà esiste sia il breve il veloce sia la versione un, un avvio. a long version esatto. poi se qualcun altro voleva aggiungere qualcosa io volentieri. Eh, parto da una frase di russo, perché ovviamente è più pregnante di quello che direi io, che dice, ehm, per insegnare il latino non basta sapere bene il latino, per, anzi per insegnare bene il latino a Giovannino non basta sapere bene il latino, ma bisogna conoscere bene Giovannino. In questo caso qua eh, lei si è rivolto eh, anche a noi per trovare eh, un metodo comunicativo più efficace per Giovannino in questo caso. Eh, quello che appare è che eh, noi cerchiamo di eliminare la complessità delle, delle informazioni che sono, tutto, sono oggettivamente complicate, quelle della Costituzione non basta leggerla una volta per capirla e, e quindi a riguardo eh, dato che noi forse conosciamo più Giovannino e lei sicuramente conosce più la Costituzione, mi chiedo secondo lei quale può essere una coniugazione di queste due cose, ecco la Costituzione? E Giovannino il giovane. E il giovane, il, il mondo giovanile. La Costituzione è estremamente giovane, non rispetto a me che sono nato prima che fosse, che fosse approvata, ma è, è perché è stata fatta con tanta saggezza da avere norme che si adattano alle condizioni allora anche imprevedibili. Noi abbiamo fenomeni e circostanze e condizioni che che sono create nel corso dei decenni, che allora erano non prevedibili. Ma la, quelle norme hanno un'elasticità, una dottrinità che, che riferisce, si riferisce a braccia a regolando anche a fatti specie diverse. Questo è la, il carattere giovane della, della, Quindi è materia per giovani, non per vecchi. Qualcun altro vuole? E io parlo <ride> proprio per mia esperienza personale. che Quando facevo il liceo studiavamo i promessi sposi, che è un librone gigante e ricordo che era uscita fuori, non so se era un concorso, una sfida, però era tipo, eh, vince, eh, non nella mia scuola, tipo in Italia, un concorso, vince chi è che sa tradurre, eh, sa sintetizzare i promessi sposi in una o due frasi. Ed era uscita fuori questa frase, la vincente, che era qualcosa del genere, tipo, Renzo e Lucia finalmente si sposano. E quando ho letto quel finalmente, cioè tipo a me si è acceso una, un qualcosa, perché ho detto, quanto può nascondersi dentro una parola. Quanto, veramente spesso, le parole sono fondamentali, ma quanto a volte noi, eh, come sto facendo adesso io, cioè ne usiamo tantissime magari per, per spiegare il nulla. Cioè a volte dobbiamo solo, unicamente, e infatti secondo me, parlo prima ma penso di parlare per tutti, cioè nella nostra comunicazione la ricerca che viene prima e la scrittura, la riflessione, la concezio, la, con, il concepimento di un testo è tanto importante quanto anche poi l'andare lì a registrare e montare. C'è cioè proprio la ricerca precisa di ciascuna parola, questo. E così c'era un grande scrittore americano che diceva se devo parlare un'ora sono pronto, se devo parlare dieci minuti mi occorrono due giorni, perché le parole hanno un senso e vanno pesate. Ed era una grande saggezza. Grazie. Prima di salutarvi volevo leggervi l'articolo che ho scelto io, che è l'ultimo, il numero 139. L'ho scelto perché, in un mondo dove le certezze sembrano pochissime, questo articolo ne suggella importantissima Diciamo che è un articolo molto diretto, molto importante, perché l'articolo 139 sancisce infatti che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. E, e questo è molto importante per due motivi. Il primo è, è quello che insomma, non, non c'è rischio che torniamo ad essere una monarchia, che sarebbe un po' inquietante. E, e il secondo eh, è che se non vivessimo in una repubblica non saremmo stati ospiti oggi del presidente Sergio Mattarella. Io avrei una domanda in chiusura molto semplice. Eh, non è molto profonda, però eh, ero curioso di fargliela. Ma se lei in questo momento avesse 20 anni, quindi insomma periodo della vita in cui ancora bisogna capire cosa fare bene, che tipo di creator sarebbe? Ma so, so, <ride> sono stato benissimo con voi. Mi sono quasi sentito con 60 anni di meno. Il Non so che cosa, credo che farei che lo farei lo sarei su un interrogativo che mi accompagna da quando ero ragazzo. Perché vi sono bambini e ragazzi che vivono bene, hanno tante possibilità da utilizzare, e vi sono invece altrove altri bambini e ragazzi in altre parti del mondo che faticano per sopravvivere. Credo che lo farei su questo su come fare concretamente perché non, si, non venga ignorata questa ingiustizia e si trovi e cerchiamo le strade per, 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 per cancellarla. Comunque in attesa, nella diciamo, illusoria speranza di tornare giovane, vorrei ringraziare voi per quello che avete detto e fatto questa sera qui, perché il, avete formulato delle considerazioni che inducono a riflettere e io lo farò. Grazie Presidente, <ride> ringraziamo tutti i creator, grazie a voi che ci avete seguito a Canale Unificati, mi raccomando facciamo, cerchiamo di far diventare virale la Costituzione che è la base della società in cui viviamo, grazie ancora Presidente. Grazie a lei, <ride> grazie a voi.